chiamo Claudio Pistoni, sono sindaco del comune di Fiorano Modenese, in questo momento anche presidente dell'Unione del Distretto Ceramico. Ho partecipato oggi a questo incontro riguardante i temi della bioarchitettura, in modo particolare l'argomento riguardava il risparmio energetico legato alle ESCO per gli interventi che possono essere fatti sui nostri territori, abbiamo portato un po' la nostra esperienza. La prima cosa che mi sembrava importante e giusto sottolineare, che erano sostanzialmente due, era che noi immaginiamo oggi, rispetto alle esperienze che abbiamo fatto, di fare dei grandi progetti sul tema del risparmio energetico e del recupero energetico delle fonti rinnovabili, non più delle cose piccole, ma immaginando di fare delle cose importanti su territori anche molto, molto più vasti, che globalmente vedano il patrimonio della pubblica amministrazione nella propria interesse. Secondo elemento, fare anche delle cose sul più piccolo, che non siano lunghe nel tempo e che le tecnologie cambiano velocemente. Quindi questa è un'osservazione che avrei voluto fare con quel tipo di carattere. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un intervento sulla pubblica illuminazione che ci ha portato un risparmio del 30-35% dei consumi. Abbiamo fatto un intervento anche noi sul rilancio del risparmio del calore, dell'energia del calore, qui con un EPC sostanzialmente classico, insomma, almeno rispetto all'epoca, sono ormai da 6 anni che c'è in campo. Abbiamo fatto delle modifiche normative dal punto di vista urbanistico, dando la possibilità di costruire tettoie nelle aree delle industrie ceramiche, però questi interventi producevano energia. Abbiamo modificato il piano regolatore, oggi tutti in classe A, non si esce da quello, anche se è una cosa abbastanza facile perché ormai tutto il mondo ragiona in questi termini. Giustamente alcuni progetti di rigenerazione urbana spinti con 2 edifici di 14-18 appartamenti in classe A e B e l'abbattimento di 28 appartamenti in condizioni, diciamo così, fatiscenti, non più ovviamente aggiornati ad oggi, più una politica che in tutti gli interventi delle opere pubbliche che vanno dai cimiteri alla biblioteca eccetera, si fanno interventi che vanno nella logica della produzione di energia, non tanto della casa passiva come si dice in senso classico, ma comunque con sempre interventi che vanno in quella direzione. Il futuro però, lo ripeto e concludo, che l'ho detto sempre all'inizio come anche nell'intervento, è questo, insomma, progetti grandi, progetti importanti, probabilmente a livelli anche di più enti locali, perché oggi le difficoltà e lavorare e l'impegno che ci vuole anche dal punto di vista burocratico, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista tecnico, per mettere in campo delle piccole cose, mettiamole per delle cose grandi che forse otteniamo maggiori risultati, e oggi credo che ci possono essere le condizioni, sapendo che i fondi europei sono il nostro obiettivo vero per fare delle cose, come si dice, che cambiano anche strutturalmente un paese. Il 2013 le aziende ceramiche del nostro distretto, insomma, il dato generale, investono 255 milioni di euro. Non hanno negli ultimi 5-6 anni mai investito tanto. Da noi, parlo solo di Fiorano, in questo momento produciamo i privati, quindi con gli interventi sui rinnovabili, quindi molte aziende ceramiche sui tetti, ma anche cogenerazione, trigenerazione, sono argomenti abbastanza all'ordine del giorno, storicamente, non di oggi. Producono circa 11 megawatt di potenza, quindi con interventi che sono stati fatti soltanto negli ultimi anni. Oggi la ceramica esporta l'80% del prodotto, la parte degli andasse un po' meglio l'Italia, andrebbe meglio la ceramica. È vero che però è diminuito moltissimo la produzione, è vero che la crisi della ceramica è soprattutto occupazionale, perché le aziende ceramiche ci sono tutte. Io non ricordo un nome di un'azienda che abbia chiuso ancora in questo momento, però si perde molto dal punto di vista occupazionale, perché è diminuita la produzione da una parte, ma anche perché ci sono grandi investimenti in tecnologie nuove. Nella tecnologia siamo ancora gli elementi più avanzati, e oggi quando ragioniamo di ceramica, mi piace dire così, noi abbiamo fatto il test della Green Economy, sono 3 anni, io lo distingo sempre così, ma è solo di scuola, Io faccio delle politiche per la sostenibilità del sistema, ma voglio fare anche delle politiche col sistema per la competitività del sistema. È un settore che si sta ancora aumentando, fa fatica, produce molto meno, 380 milioni di metri quadri di piastrelle, però c'è tutto. Purtroppo non recupererà però che cosa? L'occupazione che aveva pre-crisi, questo è il vero dato.